Alunni. Dove sono? Eccole qui. Ecco, Valentina Colli. Prego. Allora, io volevo fare una riflessione brevissima insieme a voi. Volevo cominciare dicendo che purtroppo la mafia è donna. La mafia è donna già nella etimologia della parola, perché in arabo mafia significa anche bellezza, purtroppo. Le donne nell'organizzazione mafiosa hanno sempre avuto un ruolo molto particolare e molto sfaccettato, perché alle donne di mafia è stato affidato il compito di crescere gli uomini della mafia, è stato affidato il compito di essere la culla di quei valori come l'onore, come il rispetto nel senso negativo, nell'eccezione negativa del termine, quindi nell'eccezione della cultura mafiosa. Tra le donne di mafia ci sono tantissime donne con personalità e che hanno ricoperto però ruoli diversi. Ricordo per esempio Giussi Vitale. Giussi Vitale fu una delle pochissime capo mafia, donne boss della mafia, che diede in un certo senso alla mafia un ruolo moderno, perché trasforma la mafia in una entità liquida, in una nuova concezione della società mafiosa. Ricordo Ninetta Bagarella con lei Totorina. Ninetta che ha cresciuto i boss corleonesi, i figli di Totò Riina. Ninetta che ha saputo custodire i segreti di una cosca. Ninetta Bagarella che fu anche una delle prime donne a cui insomma, fu proposto il confino. Ma tra queste donne ci sono anche Felicia Impastato. Felicia Impastato che ha allevato Peppino Impastato. Felicia che è stata il trade union tra una cultura omertuosa e una cultura della legalità. E poi c'era la Piccirigia, Rita Atria. Rita che ha dimostrato come da quella cultura nella quale è stata cresciuta da una donna e da donna si possa uscire. E poi ci sono ancora altre donne che magari non hanno fatto antimafia nella loro professione, e penso a Francesca Morvillo. Francesca Morvillo non era un giudice antimafia, ma è stata la moglie di un grande giudice. Francesca Morvillo che ha vissuto con amore tutto il grande percorso dell'antimafia di Giovanni Falcone. Da magistrato. Da magistrato, però non faceva antimafia, non era un magistrato antimafia Francesca Morvillo. Però ha vissuto l'antimafia, l'ha vissuta sulla propria pelle, a costo della propria pelle. Allora io questa sera voglio ricordare tutte quelle donne, tutte quelle mogli dei magistrati, tutte le mogli di quegli uomini che fanno antimafia e che a loro volta, più o meno consapevolmente, fanno antimafia nel sostegno a questi uomini e nel crescere, perché differentemente da come sosteneva il nostro sindaco, i ragazzi, i nostri figli, così come Ninetta Bagarella ha cresciuto i futuri boss corleonesi, i nostri figli, le figlie di noi donne, devono invece essere allevati fin dal primo giorno della loro vita, dal nostro seno, devono succhiare il latte della legalità. Le donne sono stati capaci, come Rita, come Felicia, come Lea Garofalo, come Francesca Morvillo, hanno saputo dire no alla mafia. Le donne devono dire no alla mafia essendoci, stando presenti sul territorio sempre, non avendo paura di esporsi sui tacchi con una minigonna e di esporre le loro fragilità, non avendo paura di dire anche a un sindaco di una città che la mafia esiste e che dire la parola mafia non fa allergia e che non occorre prendere il cortisone dopo aver detto la parola mafia, non occorre prendere YouTube per dimostrare quello che è stato detto in questa città. Basta dire la mafia non esiste. E io a nome di queste donne voglio stare vicino alle tante Francesca Morvillo, alle tante Rita Atria, alle Lea Garofalo, alle future Felicia che spero la nostra società continuerà a produrre. Grazie.